World Cup final. So, this is the... Amici all'ascolto, buonasera. Fa tappa a Roma la Coppa del Mondo di Pentathlon Moderno e lo fa in una cornice superba, se è vero che per l'occasione il presidente della federazione Walter Maggini, in accordo col presidente del CONI Giovanni Malagò, ha deciso di utilizzare alcuni degli storici impianti che ospitarono i giochi del 1960. Chiaro l'intento di rafforzare il cordone ombelicale fra quell'Olimpiade e la candidatura della capitale per l'edizione del 2024. La nostra sintesi comincia con la gara riservata alle donne e a proposito di sedi scelte si inizia con la prova di scherma nella sala delle armi del Foro Italico, rispolverata dopo diversi anni proprio per questo evento. Dopo le qualificazioni, 36 pentatlete, 5 italiane, affrontano la terza tappa di Coppa del Mondo. Si apre con il ranking round di scherma. Si usa la spada per un torneo all'italiana, ciascuna atleta contro tutte le altre. Un solo assalto, a disposizione delle atlete, un minuto. Il primo assalto, quello fra Laura Asadauskaitė, lituana, medaglia d'oro all'Olimpiade di Londra nel 2012, che è la dominatrice assoluta della specialità nelle ultime tre stagioni, si aggiudica l'assalto contro la sudcoreana Yang. Vi ho detto 5 le atlete azzurre qualificate. Si tratta di Alice Sotero, Gloria Tocchi, Lavinia Bonessio, Camilla Lontano e Aurora Tognetti. Proprio Aurora Tognetti, sedicenne, giovanissima, al suo esordio nella categoria senior è stata campione mondiale giovanile. Si aggiudica l'assalto contro la spagnola García Miguel. Ed ora Lavinia Bonessio, opposta alla cubana Moya. Prova di scherma vinta da Elena Rublesca, lettone, 250 punti. In nona posizione Alice Sotero e Gloria Tocchi, 19 stoccate vincenti e 16 sconfitte. Tredicesime Lavinia Bonessio e Camilla Lontano, che incamerano 214 punti, 18 stoccate vincenti, 17 sconfitte. Ventunesima Aurora Tognetti, 17 vittorie, 18 sconfitte. Intanto Gloria Tocchi, senior dallo scorso anno, batte la messicana Vega. E adesso Alice Sotero, ancora una volta in pedana, la cubana Moya. Stoccata vincente proprio per l'atleta azzurra. Dopo il torneo di scherma, in seconda posizione la russa Rimsaite, al terzo posto la polacca Nowaczka. L'attacco della cubana, però la stoccata vincente è quella di Alice Sotero. Ed ora Camilla Lontano, che è opposta alla specialista di questa disciplina, la lettone Rublesca, che sarà la migliore in questo segmento iniziale. Sulla sinistra Camilla Lontano, sulla sua destra Rublesca. Fasi di studio. Oltre 200 atleti provenienti da 35 paesi, già disputate le tappe di Sarasota, il Cairo, ora Roma, poi a fine aprile la quarta tappa in Ungheria, la finale a Minsk in Bielorussia a giugno. La Rublesca si aggiudica questo assalto contro Camilla Lontano ed ora ci trasferiamo alla piscina dei mosaici del Foro Italico per la prova di nuoto 200 metri stile libero. L'ingresso delle atlete che
danno vita all'ultima batteria, la più qualitativa. In corsia 2 Garcia Miguel Spagna, in 3 Alice Sotero Italia, in 4 Kovács Ungheria, l'altra ungherese Foldazzi, in corsia 5, in 6 la Hu cinese, chiude in corsia 7 la Nowaczka, atleta polacca. In acqua le atlete che detengono i migliori personal best fra le finaliste. Questa batteria sarà vinta dall'ungherese Kovács, 2:10 e 42, davanti alla connazionale Foldazzi. Al terzo posto Alice Sotero, che chiude in 2:12 e 74. Per Tocchi, 2:15 e 67, Lontano 2:16 e 95, Tognetti 2:19 e 39, Bonessio 2:27 e 80. Dunque la classifica dopo due prove vede al comando Octavia Nowaczka per la Polonia con 519 punti, l'ungherese Kovács è seconda, in terza posizione Alice Sotero. E qui c'è una delle novità introdotte recentemente in questa disciplina, è il bonus round, un mini torneo, si torna nel campo della scherma. Opposte la cinese Hu e la spagnola Garcia Miguel. Grazie a questo mini torneo di scherma Alice Sotero si porterà in seconda posizione, guadagna qualcosa anche la Tocchi che si inserisce al quinto posto. Uno dei tanti esperimenti che hanno riguardato nell'ultimo periodo questa disciplina tanto spettacolare quanto tormentata, non è detto che l'innovazione verrà portata anche all'Olimpiade di Rio. Siamo alla terza prova, quella di equitazione. Il terreno di gara è quello del Pony Club di Roma, siamo in zona acqua acetosa. Immagini per Alice Sotero, un percorso di 12 ostacoli, sono 15 salti. Il direttore di campo ha previsto due combinazioni, una gabbia e una doppia gabbia. Naturalmente per ottenere punti da questa prova occorre predisposizione per l'equitazione, ma anche una notevole dose di fortuna, perché i cavalli sono abbinati tramite sorteggio e gli atleti hanno pochi minuti a disposizione per prendere confidenza con il saltatore che gli è affidato. Naturalmente le due combinazioni spesso fanno la differenza, ecco la prima affrontata da Alice Sotero che esce bene dalla doppia gabbia. Una piccola esitazione su quel verticale, ma non c'è errore. Un errore che invece arriva in uscita dalla seconda combinazione. Errore alla gabbia, dunque macchiato il percorso di Alice Sotero, che comunque è protagonista di una buona prova. Otterrà 293 punti. Manterrà la seconda posizione. In campo ora per l'Ungheria la Kovács, Sarolta Kovács, vi preannuncio che sarà un ottimo netto e porterà punteggio pieno all'atleta ungherese. Per quanto riguarda le altre azzurre, Tocchi 286 punti, figura in quarta posizione, Lontano 285 è settima, Tognetti 285 è sedicesima, Bonessio 272 punti è in 26esima posizione. E dopo tre prove dunque al comando proprio Sarolta Kovács, Ungheria con 817 punti.
tentativo di fuga da parte di quest'atleta. Abbiamo già anticipato che non commetterà errori nella prova di equitazione, dove solitamente è piuttosto brava. Vedete la disinvoltura con cui affronta gli ostacoli previsti. Ultimo segmento di gara, quello della prova combinata corsa-tiro, con le atlete che partiranno con l'ordine suggerito dalla posizione acquisita in classifica. C'è un handicap che deriva dallo scarto accumulato via via nelle prove precedenti, e dunque vedremo proprio partire per prima nella prova tiro-corsa l'ungherese Sarolta Kovács, che ha anche un pizzico di fortuna sull'ultimo ostacolo, dispensa carezze al suo bel Sauro. Siamo praticamente pronti alla partenza. E qui siamo alla prova combinata. Avrete riconosciuto lo stadio dei Marmi, intitolato a Pietro Mennea. È già partita con il pettorale numero 1 l'ungherese Kovács, poi la volta di Sotero, Nováčka per la Polonia, quindi Tocchi, Rimsaite, Foldazi, altra ungherese, lontano. In 20ª posizione addirittura la campionessa olimpica Asa Dauskaite, la lituana, che cerca di risalire dalla 20ª posizione dopo che le cose non si erano messe bene per lei nelle prove precedenti. Eccola inquadrata che tenta una difficile ma non impossibile risalita, perché lei è molto forte in questo episodio conclusivo. Un circuito di 800 metri da ripetere 4 volte, corsa intervallata da momenti dedicati al tiro con la pistola Raser, bersagli da colpire, entro 50 secondi poi si può riprendere. Sta ingranando una marcia superiore la Asa Dauskaite, mentre l'inquadratura è ancora per la leader provvisoria, l'ungherese Kovács. Appaiate le prime due della classifica, sulla destra Alice Sotero, ora l'altra ungherese Foldazi, che ha superato proprio Alice Sotero, ma si profila in maglia gialla con il numero 20 la temibilissima Laura Asa Dauskaite. Ancora sciolta la falcata dell'atleta lituana, che nell'ultimo segmento del percorso ha veramente innestato una marcia superiore, e appaiata ora all'ungherese Foldazi, a sua volta autrice di una gara più che pregevole. Arriva alla piattaforma di tiro anche Alice Sotero, vicino a lei c'è la russa Rimsaite, che è in grande risalita, entra un pochino in difficoltà e la Kovács, è già ripartita Laura Asa Dauskaite, che sembra incontenibile, cerca la rimonta anche la Foldazi, un po' in crisi Alice Sotero in questa prova combinata tiro-corsa, e le telecamere giustamente si soffermano sugli ultimi metri della lituana Laura Asa Dauskaite, che sembra far valere prepotentemente le sue doti. Non a caso ha vinto la medaglia d'oro all'Olimpiade di Londra. Alle sue spalle si fa sotto l'ungherese Sofia Foldazi, vittoria per la lituana. Questa è la cerimonia di premiazione, con il secondo posto per Sofia Foldazi, Ungheria, terza è la russa Donata Rimsaite, al quarto posto Irina Prasiantova, bielorussa, quinta è la polacca Nováčka, prima delle italiane Alice Sotero, che è sesta. In 14ª posizione Gloria Tocchi, poi
sedicesima Lavinia Bonessio, diciottesima Aurora Tognetti e ventiquattresima Camilla Lontano. Ora con le immagini passiamo alla gara degli uomini, stesso cliché, si parte con la prova di scherma. Subito un duello fratricida con il derby fra Petroni e De Luca. Tre gli italiani qualificati per questa finale di tappa di Coppa del Mondo: Pierpaolo Petroni, Riccardo De Luca e Fabio Poddighe. Alla meglio De Luca. I due, Petroni e De Luca, nel 2012 hanno vinto il Mondiale a squadre. Faceva parte di quella squadra Nicola Benedetti, che sta combattendo con una serie di infortuni. Davvero un peccato, perché Benedetti ha dimostrato di essere un pentatleta di livello internazionale. Ora Fabio Poddighe. Fabio Poddighe opposto al giapponese Noguchi. Si aggiudica la stoccata proprio il pentatleta nipponico Fabio Poddighe, che è già qualificato per la finale di Minsk in base ai risultati precedenti. E ora ancora De Luca, opposto questa volta proprio a Poddighe. La gara di scherma è vinta da Alexis Heredia Vives, Spagna, e Adam Marosi, ungherese, con 224 punti. In terza posizione l'altro ungherese Kasia, quarto è Timoshenko, ucraino, al quinto posto Han, pentatleta cinese. I nostri, decimo Pierpaolo Petroni, 20 vittorie, 15 sconfitte, 220 punti. Diciannovesimo Riccardo De Luca, 17 vittorie, 18 sconfitte, 202 punti. Ventisettesimo Fabio Poddighe, 14 vittorie, 21 sconfitte, 184 punti. Poddighe non ha cominciato con il piede giusto, però ha ampiamente la possibilità di rifarsi. Intanto abbiamo visto De Luca battere Poddighe. Poi Petroni, che gioca in casa, tiene moltissimo a fare bella figura, opposto a Paviluk, ucraino, due ottimi specialisti di questa disciplina. E adesso Adam Marosi, già campione del mondo, l'ungherese, che si aggiudicherà l'assalto contro il polacco Staszkiewicz. Molto spesso la prova di scherma dà un indirizzo preciso all'intera gara di pentathlon. È fondamentale riuscire a battere o un rivale diretto per le posizioni alte della classifica o uno specialista della scherma, perché naturalmente, a parte i punti che si incamerano, si acquisisce anche autostima, fondamentale. Un blackout di 10 minuti in una giornata lunghissima per i pentatleti può provocare veramente uno sconquasso in classifica. Intanto abbiamo visto Adam Marosi aggiudicarsi la stoccata nei confronti del polacco Staszkiewicz. Ora piscina dei mosaici al Foro Italico, ancora una volta stiamo per vedere la penultima batteria, con in corsia 2 Fabio Poddighe, in 3 il cinese Su, in 4 il britannico Gung, poi in 5 per la Corea del Sud Jung, in 6 l'egiziano El Jeziri e in settima corsia l'ungherese Kasia, che sarà il più bravo in questa batteria. Per quanto riguarda gli azzurri, Fabio Poddighe 2:03:66, 28esima posizione. Pierpaolo Petroni 2:07:83 è in 14esima posizione. Riccardo De Luca 2:08:60 è 25esimo. Fabio Poddighe, che ama molto questa disciplina, però nella circostanza non può spingere al massimo, avendo accusato un lieve infortunio all'avambraccio che lo condiziona non poco. Batteria vinta dall'ungherese Kasia, 2:01:82.
nella ultima batteria composta dal cinese Han, dall'ungherese Maroshi, dal britannico Evans, dall'altro inglese Woodbridge, dal russo Kustov e dal sudcoreano Wang. Ci sono diversi nuotatori in grado di nuotare intorno ai due minuti o addirittura di abbattere il muro dei 120 secondi. Si imporrà Evans, Joseph Evans, con 1:59:27, una prestazione certamente valida. Vince la sua batteria battendo il cinese Han in terza posizione, il sudcoreano Kuwang, e dunque dopo due prove al comando della graduatoria l'ungherese Adam Maroshi con 580 punti. Kasia, l'altro ungherese, è secondo, a precedere il cinese Han, quarto è il Jeziri per l'Egitto, in quinta posizione Timoshenko per l'Ucraina. Siamo ancora al bonus round della scherma, che però lascerà la graduatoria praticamente immutata, e la sfida è quella fra il bulgaro Krastanov e il ceco Polinska, e qui siamo al Pony Club di Roma per la prova di equitazione. Telecamere per Pierpaolo Petroni. Per quanto riguarda gli uomini, la tappa di Sarasota negli Stati Uniti è stata vinta da James Cook con 1427 punti. Al Cairo si è imposto Ruslan Nakocekny con 1465 punti. E al Cairo sono andati bene anche i nostri, con il quarto posto di Fabio Poddighe e il sesto di Riccardo De Luca. Ora Pierpaolo Petroni, che cerca la risalita, cerca punti preziosi dalla prova a cavallo, una prova di salto ostacoli. Gli ostacoli sono 12-15 i salti. Pierpaolo Petroni, classe 1987, è romano, gareggia per la sezione sportiva dei Carabinieri e ha un hobby molto particolare, un sommelier, e speriamo che il suo vino in questa Coppa del Mondo sia pregiato, dannata. Sembrerebbe essere così, ma ci sono ancora delle insidie da superare. Petroni concluderà con due errori, ottenendo da questa prova di equitazione 286 punti, 293 per De Luca, 279 per Poddighe. Gara dominata dal britannico Thomas Tullis, che otterrà il netto e insieme 300 punti, eccolo inquadrato. Vi anticipo che la classifica dopo tre prove vedrà al comando il cinese Yahao Han nei confronti dell'ungherese Maroshi, al terzo posto, a sorpresa ma non troppo, l'egiziano El Jeziri, che si sta comportando molto bene. Bello questo Sauro toccato in sorte a Thomas Tullis, che però è ancora indietro in classifica e dunque mette in carniere 300 punti importanti per la sua graduatoria. Tappa di Coppa del Mondo a Roma, confortata anche da condizioni atmosferiche buone, al contrario di quanto successo proprio nella capitale in occasione dei campionati assoluti Open, che hanno visto la vittoria di Fabio Poddighe. Fabio Poddighe che, lo ricordiamo, è già qualificato per la finale di questa manifestazione in programma a giugno in Bielorussia, a Minsk.
quella circostanza saranno assegnati i primi due passaporti per l'Olimpiade prossima, quella di Rio, al vincitore della gara maschile e alla vincitrice della prova femminile. Poi ci saranno altre occasioni in cui sarà possibile ottenere il visto per l'Olimpiade brasiliana. Naturalmente ci auguriamo che gli azzurri possano difendere la tradizione che il nostro paese ha in questa disciplina, proprio nell'evento massimo, quello a 5 cerchi. Conclude con il netto Thomas Tullis e adesso siamo alla prova della verità. La prova combinata tiro-corsa. Il primo a partire sarà il cinese Han, avendo in scia l'ungherese Marushi, poi l'egiziano El Jaziri, ecco inquadrato alla pedana di tiro proprio il cinese Han, in quarta posizione l'altro cinese Guo, poi Noguchi per il Giappone, l'altro ungherese Kasha, dodicesimo è Petroni, quindicesimo De Luca, ventiseiesimo Poddighe. Vi anticipo che il migliore in questa prova combinata sarà il bulgaro Dimitar Krastanov, 10, 49 e 55. Per Poddighe 11, 23, 76, per De Luca 11, 18 e 82, mentre cerca di dare il tutto per tutto Petroni, che non è lontanissimo dai primi, ha un handicap abbastanza notevole da recuperare, ma è in splendida condizione. Intanto appaiati i due ungheresi Marosci e Kasha, ancora al tiro Han, si avvicina anche l'egiziano El Jaziri, mentre sta recuperando anche l'ucraino Timoshenko insieme a Petroni. Riparte il cinese Han, un bel recupero anche da parte dell'ucraino Mishenko, che sta recuperando posizioni su posizioni. Si avvicina Timoshenko, sta correndo molto bene anche Pierpaolo Petroni, che deve risalire dalla dodicesima posizione. Ecco i due ungheresi, poi vediamo anche l'egiziano El Jaziri. Marogi sembra abbastanza in forma. Eccolo appaiato ad Han, per ora è ancora rispettato l'ordine iniziale, ma è velocissimo l'egiziano. Ed ecco proprio Pierpaolo Petroni, il romano, che comincia la sua risalita. Naturalmente i pentatleti devono attingere alle residue energie che hanno speso in grande quantità nelle prove precedenti, devono correre in modo veloce ovviamente, ma devono anche essere concentrati al momento del tiro per poi poter ripartire. Bello questo primo piano per Petroni, che sembra aver ingranato il turbo. Ha nel mirino una medaglia, un podio che non gli è mai riuscito in carriera, ma vedete che la sua falcata è ancora abbastanza disinvolta, sembra poter dare ancora molto. Si avvicina anche l'ucraino Timoshenko, Robert Kasha per l'Ungheria è ancora abbastanza vitale, ancora sorpassi nelle retrovie per Petroni. È giusto che le telecamere si soffermino sull'atleta italiano qui al momento del tiro con la pistola laser. Vediamo come riparte Petroni, una piccola esitazione, però è ripartito in questo istante. Ultimo segmento di gara, vediamo anche Kasha, l'ungherese, che sta cercando l'allungo. Timoshenko recupera ben 9 posizioni e vince. Si impone in seconda posizione l'ungherese Robert Kasha e poi
Poi per Paolo Petroni, ottimo, ottimo terzo. Il primo podio in Coppa del Mondo meritatissimo per Pierpaolo Petroni, che ha recuperato nell'ultimo segmento la prova combinata tiro-corsa a ben 9 posizioni. Ecco la classifica: Timoshenko, Marosci, Petroni. Veramente buono il comportamento dell'azzurro. Vince Timoshenko, secondo Cascia, terzo Petroni, gli altri italiani in decima posizione Riccardo De Luca, poi ventunesimo Fabio Poddighe, che comunque balza al comando del ranking di Coppa del Mondo dopo 3 tappe. In campo femminile, in testa a questa graduatoria, c'è Anna Maliszewska per la Polonia. Davvero un bel risultato quello di Petroni, eccolo inquadrato. In premiazione i vertici della disciplina del pentathlon, anche il presidente del CONI Giovanni Malagò, il sorriso per Pierpaolo Petroni, che ha avuto un inizio di gara abbastanza sofferto, 2 errori anche nella prova di equitazione, ma si è letteralmente scatenato nella prova combinata. Onore però a Timoshenko, che ha avuto la forza di recuperare tantissime posizioni, 9 esattamente, e alla fine è meritatissimo il suo risultato. Gli applausi per il vincitore. Bene, con questa sintesi riguardante il pentathlon moderno, la terza tappa di Coppa del Mondo, siamo in conclusione. Auguro a tutti la più cordiale buonasera.